Ciao bellezze e bentornate sul mio canale, spero che state tutte bene. Io oggi sono in forma, appunto vi faccio un video perché sono in forma. Non so perché lo dico sempre, la mia intro fa schifo, lo so, però dico sempre le stesse cose. E vabbè, non fa niente. Allora, oggi sarà un video challenge, sì. Ultimamente mi piacciono un sacco i video challenge, non so perché, però mi diverto troppo a guardarli. E diciamo che mi piacciono a tal punto che dico, perché no, lo voglio fare pure io. E niente, allora, il video di oggi si tratta di fare il suo make up, il suo trucco, tutto al contrario. Allora, praticamente ho un foglietto qua dove ho scritto tutte le cose che devo fare, perché un conto che lo faccio io normalmente, un conto che lo faccio al contrario, e può essere che mi sfugge qualche cosa. Allora, ho scritto tutta la mia routine qua sopra. Allora, se mi vedete guardare ogni tanto, sarà sto foglietto. Ok, sono pronta, vado. Allora, inizio con lo spray di Urban Decay, perché è l'ultima cosa che faccio quando ho finito il trucco, mi passo lo spray. Allora, lo uso per primis. Ok, allora vado. Ok, praticamente inizio con le mie labbra, vado ad usare il rossetto della NYX, è il numero 503, che è un viola. Poi vado ad usare la mia matita della Astra, il numero 37, che non si vede manco niente. Allora, praticamente metto le ciglia finte qua. Poi vado a mettere il mascara, questo è il Too Faced. Non lo so voi, però sembra che sono già truccata con il rossetto e le ciglia finte. Sembra che sono già truccata, però va bene. Allora, il passo successivo è questo, è l'highlighter. Allora, userò questo The Balm, è Marilou, questo qui. Ok, andrò a mettere un sacco perché dopo devo mettere il fondotinta, devo mettere questo o quell'altro, non si vedrà più l'illuminante. Allora, vado a mettere un bel po'. Tipo così. Oh mamma mia. Eccoti. Poi vado sul mio naso così. Lo metto pure qua. Poi vado ad usare un blush. Userò queste due della Makeup Revolution. Pure qua vado ad esagerare così si vedrà. Poi vado ad usare la mia terra della W7 per fare il contouring. Questo si chiama Shape and Define. Ok, vado a prelevare un po' tanto. Tanto esageriamo sempre. Una cosa orrenda sto challenge. Però è veramente divertente. Io mi sto divertendo. Non so voi, però io mi sto divertendo. Allora, mettiamo pure sul naso per fare il contouring del naso. Ok, poi vado a prendere la mia polvere della MAC. È lo Skin Finish in Dark. Io direi di lasciarlo così, cioè tanto non è tanto male così, no? Ma che dite? Voglio mettere il fondotinta. Ho messo la terra sul viso, ma devo mettere il fondotinta. Boh. Ok, adesso andiamo ad illuminare sotto gli occhi. E vado ad usare la mia polvere della W7 Banana Dreams. Ok, mi fa già ridere. Questo trucco mi rende pazza. Qui giù. Prima mi sentivo una sfigata, adesso mi sento una figa perché ho messo un po' di highlight. Allora, con il mio pennello vado a mandare via tutta la polvere, ovviamente. Ho illuminato veramente il mio viso. Ok, adesso passiamo al correttore perché non so voi, però io vedo troppe imperfezioni sotto all'occhio. Allora, andiamo a correggere un po' di cosette. Che ne dite?
troppa imperfezione. Correttore. È una cosa stupida. Ok, vado ad usare questo pennello che è rotto, però non fa niente perché i peli ci sono, allora usiamo questo. Più figa di così non lo sarò mai più. Ok, passiamo al fondotinta, vado ad usare il fondotinta della MAC N45. Allora andiamo a massacrarci di più perché ormai dai. Bellezze, questo è il risultato con il fondotinta. Sinceramente io pensavo peggio, cioè dai, non è male, pensavo di più, però questo mi va benissimo. Ok ragazzi, adesso è la parte la più, che ne so, stupida. Diciamo, come mi vengono le parole, devo mettere il primer dopo il fondotinta, ma mi leverò tutto sto fondotinta che ho messo, no? Allora, niente, non fa niente. Oggi come prime vado ad usare il balsamo dopo barba di Nivea. Penso che tutti lo sapete che è il famoso primer che usa Niki Tutorials. Allora, lo userò pure io oggi. Lo metterò così, così non si vede tanto. Lo so, non si fa, dovrei metterlo bene bene bene, però veramente non mi va, non mi va dopo tutto quello che ho fatto. Non mi va. Come si vede che ce l'ho, eh? Oh, non va bene, si vede che non l'ho fatto per bene perché non mi leva niente. Allora vado ad usare il mio eyeliner della NYX, è il numero 01. Ok, andiamo a fare la nostra linea di sempre. Allora, come potete vedere, ho fatto l'eyeliner pure. Adesso andiamo a mettere un po' d'ombretto, che dite? Vado ad usare questo colore che è di Kiko, è il numero 217, si chiama, della collezione Infinity. Poi vado ad usare questo colore che è sempre di Kiko, Infinity, è il numero 243. Ho messo troppo, allora vado a sfumare con un altro pennello. Poi vado ad usare il mio primer della NYX, vado a metterlo qua, solo un pochino. Poi vado a prendere questo ombretto perlato, è il numero 407, sempre di Infinity. Allora, adesso passiamo alle sopracciglia. Allora, una cosa che non ho mai fatto, truccarmi prima di fare le sopracciglia, cioè quelle che fanno, per me sono bravissime, io non ci riesco, però mi tocca oggi, allora lo farò. Allora vado a pettinare un pochino così. Poi oggi uso la matita della Lepo, non vedo il numero, J39. Adesso vado a, diciamo, dare una forma alle mie sopracciglia. Allora uso lo stesso correttore di prima, il Warm Honey della Ellie Girl. Noi abbiamo terminato, questo è il risultato finale, ragazze. Cioè, e io sinceramente penso che non sono uscita male, dai. Io mi trovo non benissimo, però bene. Cioè, non sembra che l'ho fatto al contrario, secondo me. Però ditemelo voi. E niente, il video finisce qui. Spero che è un challenge che vi è piaciuto. Non dimenticate di farmelo sapere cliccando su pollice in su. E poi ditemi qualcosa, commentate se vi va. E ovviamente, se non siete ancora iscritti sul mio canale, è il momento di farlo. Così vedrete altri challenge, altri video tutorial, altri, non lo so, con me. E niente, vi saluto, vi mando un sacco di baci. Statemi bene, ciao!